Dipartimento di Agraria rappresenta una presenza storica non solo nella regia di Portici, ma nell'ambito poi dell'Università Federico II, delle realtà più importanti dal punto di vista scientifico in un settore come quello dell'agraria, che è un settore strategico per la Campania e per il futuro. Oggi si festeggiano 150 anni, è una delle scuole di agraria più antiche d'Italia, è un momento importante perché testimonia anche una grande tradizione, ma soprattutto una grande proiezione per il futuro. Un dipartimento molto competitivo che rientra tra i dipartimenti di eccellenza, che è stato da poco selezionato a livello nazionale, che è coinvolto in questo grande progetto del Polo Nazionale sull'Agricoltura Tecnologica, su Agritech, quindi veramente una risorsa fondamentale per il futuro della regione e del paese. Nel Dipartimento c'è una storia bellissima, partita 150 anni fa in un posto straordinario, quindi anche dal punto di vista paesaggistico, insomma è un posto veramente meraviglioso, è un unicum al mondo. Non ci sono dipartimenti agrari come questi. Il Dipartimento è un'eccellenza per la Federico II, uno dei più grandi dipartimenti della Federico II, insomma una fabbrica di scienza, una fabbrica di formazione per i giovani da 150 anni. Abbiamo formato tantissimi agronomi che hanno cambiato i territori. Insomma, un posto veramente straordinario. Oggi è un compleanno bello, bagnato, va bene. Fortunato, ma tra poco oltretutto parte l'Agritech. Grandi investimenti, fondi del PNRR, futuro per i giovani. Sì, peraltro i 150 anni arriva un momento in cui il Dipartimento ha avuto la certificazione ministeriale di Dipartimento di Eccellenza, con tutti i fondi diciamo associati, e poi abbiamo avuto il più grande finanziamento per l'agricoltura, per la ricerca dell'agricoltura negli ultimi decenni, che è quello dell'Agritech, quindi sarà il centro nazionale a cui tutti gli imprenditori potranno rivolgersi per ottenere le ultime tecnologie nel campo dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare. E l'Hub è Federico II e l'Agraria ovviamente è al centro di questo progetto straordinario.